Buongiorno sto cazzo. Buona domenica. Ma è meglio sto cazzo sta domenica. No, ma levati, cammina. Ma perché? Che stai a fare? Che ti vedo tutto andare a fare altro, vedi? Oh, e te ci chiama hamburger maiala già. Ah. Questo che è? Oh, mamma mia, che calcio diretto di domenica, sembrava tac in Karate Kid. Fermate Dio! No! No, ma sei matto? Mi tiri una seggiola? Allora vattene! Mamma mia, oggi proprio sei svegliato con la luna storta. No, mi sono svegliato bene! Sei tu che stai rompi con i c***o, sta vicino! Perché? Vattene! Ma perché? Volevo perché sta... dagli via! Ma volevo fungere... volevo stare vicino a te! Vattene che te la donna zampata per bene! Ma per bene tutto no! Non discorre, Ma quanto è... Ma chi è? Oh! Ma è diventato Rambo? Ma chi sei? Sta tranquillo! Stavolo, ma sei matto? Tu sei matto! Sono matto? Guarda, gli viene da ridere, guarda! Guarda come ride! Vattene Dio! Vattene! Se la ride il coccodrillo! Rido sto cazzo, rido me! Perché? Se la ride! Perché sei uno stronzo! Oh, mi mancava! Direttamente dalla cucina di nonna Maria. Che hai fatto, nonna Maria? Mamma mia, cannoli o cannelloni, come li volete chiamare. Cannelloni. Quanto sei bella e brava. Sì. Se trovo una come te in cucina la sposo. Stiamo cambiando casa, incredibile, sta spostando. Oh, cazzo mie. Cucina, salotto, guardate come scasa, è scasato tutto, il bagno l'hai portato via, i mobili? Che hai portato via? Il cazzo portato via. E tu l'hai portato? Non l'hai portato, no? Avete portato! Oh! Ah! Porca Mau, che vuol dire? Che vuol dire porca Mau? No, i moccoli no oggi, eh? È domenica, quindi bisogna stare in tranquillità. Ci abbiamo un pranzo della Madonna. Senti, o la smette di rompermi i coglioni prima in giro e corta la tavoletta, bene. Se non chiappo, ma chiudo un della camera e fino a stasera non ne scappo. No, le minacce così no. No, intanto cominciamo in pace. Tutta ma la vieni dietro con sta tavoletta tu di seguito, hai capito? Ma perché voglio vedere quello no, che sta a me mi hai rotto i coglioni, basta! Voglio vedere perché capito quello. Basta, è fatta una cosa, ne è fatta due, basta! Oh. Voglio vedere perché io te... Ma non ne avevo di niente! Tengo... Guardate, Chiara Carli per noi indossa un coccodrillo 96, perché 96 kg, no, non è vero. Sono felpe personalizzate, nel senso che vi arriverà un numero che avrete solo ed esclusivamente voi. Bellissima, mia preferita questa. Questa è la sua preferita. Fate swipe e andate a vedere. Come swipe? Ormai è diventata, raga, una fashion block proprio di quelli proprio a livelli grossi. Ormai lei è tutto moda, yeah. Testa di cazzo! Ma... Che cazzo è questo? Ma dai, non scocce. Ma vedete, imbecille! Dio! No! Vattene, fammi il piacere! Annaggia! Che della mamma, okay. Che c'è? Fermate! Ma che mi ha strappato tutto! Com'è? Mi ti è piaciuto? Sono stronzo! È domenica e chi più di nonna Maria può onorare questa fantastica domenica? Guardate che ha messo, ti è cresciuto un fiore qua, eh? È domenica, la domenica tocca essere eleganti, per il Signore bisogna essere belli. Pregare, andare alla messa. Ma tutte le cose. Mamma mia, ti do la. Il tiro, va via! Il demonio! Ma è stupido! Prendi a menare qui, eh! Sacco da dico io, va fuori! Ma perché? Va fuori! Va a casa tua, va via! Ti rompiamo! Parlare. Di questi cannelloni vogliamo parlare? Parliamone. No, mamma mia. Dovete sentire dentro. Mamma mia. No. No, ma fregato. Stavolta mi è andata bene.
Ma come fa a bere? Andiamo a bere quello qui. Ma che stronzo? Adesso c'è uno stronzo sempre davanti. Che è un po' d'acqua. Fa la cascata la tovaglia che tanto là. Se ne può più, non è una persona. Si può più avanti così? Dopo si incazza, ma si incazza pure. Arzughe? Arzughe? Guarda come ride. Arzughe o no? Guarda come ride, è contento. Guarda come ride. Guarda come ride. Vada a mangiare. Dormimo? Ma dici che vuoi? Ma va a dormire sul letto. Ma baci tu. Va a dormire sul lettino. Ma non mi rompo l'anima. Magari che eri a dormire. Adesso siamo tutti qui. Va a dormire sul lettino. Ma io sto questo. Va a dormire sul lettino. Ah, levati. Ah. Va a dormire sul letto, no? Ma vaffanculo. Dai, ti ci porto io. Levati. Ti ci porto. No. Perché? Che io non c'ho da lì. E dormi sulla sedia. A novembre un Babbo Natale alto 2,40 m gonfiabile mi è arrivato l'altro ieri e lo vorrei mettere, solo che ha sta spina de do cazzo è, a parte ci ha messo un mese e mezzo a arrivare. Che spina è questa? Abbiamo fatto aspettare un mese e mezzo, io ci speravo sto Natale di avere un Babbo Natale davanti a casa alto 2,40 m, ma anche sta spina che non si capisce di che paese è, boh. Non dorme, da riposa gli sì. Occhi. Quando avevo 3 anni. Però lo lasciamo riposare un pochino. Canali suoi, sexto sesso. Ma che cazzo stai guardando o no? Niente, eh? Sì, guarda, Satisfaction. Eh? Beh, qui c'è niente. Sì, stai guardando i porno, un'altra volta. Il porno? Ma vaffanculo, duello. Sexto senso stai a guardare. Ma guarda, c'è niente. Schifoso, ti devi vergognare. Vergognati. Vergognati. Sì, sto a girare per poter qualcosa. Sì, certo. Su Sky. Con me, ma ho dei figli con chi parla. Ah, è un bottino, così almeno... Ma è un bottino, se metto la puzza, che sto con la televisione, mi metti a parte lì. Ma che è un bottino? Ma... Oh. Vattene, ma sei scemo. Ma via, guarda come ride però. Guarda come ride, ti vedi come ride? Sì, guarda. Che stai a guardare? Bamba. E lui ride dopo, capito? Perché è un briccone. Ah. Ho un ospite speciale a casa mia finalmente. Eccolo, guardiamo la partita insieme, eh? Sì, basta che ti fermi, te zitti, me lo dico io. Ecco. Se non questi, sono, me ne questi sono i fatti. Mi pare Vidal, ma non ho visto bene. Chi ha segnato? E Pirlo si è incazzato lui. Fai un po', chiappa su, vai. Beh, ne Vidal. Chi è? Se vede male. Chi è? A coprire quello spazio. Chi ha segnato? E non ne so, se non mi fai. Adesso, vedeva. Eccolo, ecco. Vidal, chi ha segnato? Vidal. Chi ha segnato? Ma vaffanculo. Tu sei un cane, figlio della mignotta. Tu sei un figlio della mignotta, capito? Ma perché? Perché è uno stronzo. Cosa è successo? Lautaro si è mangiato un gol adesso. Chi? Lautaro. Chi? Oh, voglio gli affanculo. Moro. No, un'altra volta? Ah, sì. Ma perché non hanno affanculo così? Perché la finisce. E quello stronzo di Ronaldo si butta sempre. Lui che balla ha preso il pallone, mica c'è la punizione. Quindi? E quindi la data. E Ronaldo com'è? È uno stronzo. Ma sì, che nonno Faustino venga su da me a casa. Ho messo la stufa alta,
per arrivare a 25 gradi, la temperatura del nonno, eh? Adesso? Lukaku. Lukaku de dov'è? È da Fuligno. De dov'è? De Fuligno. De dov'è Lukaku? Ah. De dov'è? De Fuligno. De dove? Ma vaffanculo. Barella! Chi ha segnato? Barella! Chi ha segnato? Barella! Barella! Chi ha segnato? Chi ha segnato? Barella, 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 Barella! Chi ha segnato? Vaffanculo! Montate qui e va a Parigi! Dove andà? A Parigi! E via! Oh. Abbiamo portato fortuna a questa accoppiata da divano. De Vidal e Barella, ste duperette che va purgato, Ronaldo Cascappiezzi. Siamo stati bene, no? Emoscialato. Che bello, adesso l'Inter vedremo sempre di qui, eh? Che bella partita. Ah, su un bel divano con bel nipote, Che soldi spese. Ah. Stefano di coso. Che bello. Beh, oh, è andata ferma, Fammi dormire con te. Ah. Fammi dormire con te. Ah, che sega. Cosa troverai adesso, Dio? Ci vediamo a Torino. Ma, senti. A Torino, ve ne vediamo altri due. È incazzata, Andreone. Ciao, Andreone.